Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa, o quasi. Oggi parleremo rapidamente insieme di come fare una copertina per un libro di fantascienza. Non sono contenuti prettamente standard alla scrittura creativa, ma sono più skill e nozioni da operatore grafico. Tuttavia, se siete autori che diffondete in copyleft i vostri scritti, oppure se usate il copyright con il self-publishing, ecco, il contenuto di questo podcast potrebbe tornarvi molto utile. Dunque, basta cianciare, iniziamo a bomba. Punto A. Se la vostra copertina del libro dovrà essere stampata su carta, ecco, allora tutto è difficile, specie se siete neofiti e non avete queste, diciamo, una serie di skill ed opzioni. 1. È meglio se vi rivolgete ad un operatore grafico freelance che vi farà la copertina. Vi costerà un botto. Oppure 2. La copertina ve la fate voi. Ricordatevi che in Express con le immagini elaborate da Photoshop le immagini dovranno essere in ciano magenta, giallo, nero ad almeno 300 dpi, meglio 600 dpi, registrate in formati non compressi, quindi TIFF e bitmap andranno benissimo, ed ovviamente alle immagini legate sempre il loro profilo di colore. Se stamperete la copertina su carta, ecco, dovete sapere che prima di fare, diciamo, la stampa, il vostro elaborato deve per forza, diciamo, subire delle prove di stampa, altrimenti otterrete una merda di copertina. Dovete avere le specifiche della stampante offset di stampa con il suo profilo di colore. Poi dovrete usarlo oppure adattare la vostra stampante a colori a getto d'inchiostro per fare delle prove di stampa che abbiano una qualche valenza. Se non avete le specifiche della offset, dovrete comunque fare delle prove di stampa sulla vostra stampante a getto d'inchiostro. È importante fare delle prove di stampa perché la copertina non deve essere bucata, ma deve essere interamente stampabile. Anche se fosse perfettamente stampabile sulla vostra stampante a getto, ecco, non è detto che la copertina sia stampabile sulla offset perché i gamut saranno sicuramente diversi. Questa banale ragione, per semplificarvi la vita e non trovarvi ad avere una merda di copertina bucata o scolorita o con colori amorfi, io vi sconsiglio caldamente di usare immagini riccamente colorate e molto elaborate, con tantissime sfumature di colori. Ecco, anche se farete delle conversioni di colore nel profilo di colore che vi hanno detto per la stampa, e se adopererete l'intento di rendere il percettivo, ecco, anche se vale comunque sempre la regola aurea, che è migliore di quanto vi ho detto, che nel meno ci sta sempre il più. Per cui se la vostra copertina è evocativa, più semplice è, meglio è. Quindi la potrete anche sviluppare solo con colori primari, oppure meglio ancora in bianco e nero con vari spunti di colori primari sgargianti per attirare l'attenzione. Stampa offset sarà molto più facile, il risultato stampato sarà identico o quasi identico a quello che potete vedere a video sul computer in una pre-stampa utilizzando appunto colori primari. Se non avete capito una beata mazza di quello che vi ho detto, vi consiglio di seguire il link che trovate in descrizione tra i podcast sulla grafica digitale, elementi essenziali di grafica digitale. Punto B. Ecco, se la vostra copertina del libro non dovrà essere stampata su carta, perché magari è un PDF in copyleft, oppure un'edizione in PDF o in EPUB che sarà solo in digitale, ecco, allora tutto sarà semplicissimo. 1. Se usate Express, le immagini per la copertina potranno essere in JPEG oppure in PNG. Quando stampate in PDF sulla stampante software, selezionate nelle proprietà della stampante virtuale 72 dpi oppure al massimo 96 dpi, insomma mantenete il file leggero. 2. Se non usate Express ma usate direttamente Word per impaginare, ecco, vanno benissimo i template offerti da Word per le copertine.
scegliete quello che più vi aggrada, selezionate font di alte dimensioni, è indifferente che vi siano le grazie o meno, basta che la dimensione del font del titolo sia grande e ben leggibile, con un alto contrasto. Nero su sfondo bianco oppure bianco su sfondo nero. In ogni caso colori del font ad alto contrasto sullo sfondo. Non mettete mai il titolo del libro sopra la foto di copertina, perché questo ne ridurrà sicuramente la leggibilità del vostro titolo. Usate immagini molto leggere, al massimo 800x600 a 96 dpi, ancora meglio a 640x480 a 72 dpi. Restando tutto in digitale, la bassa risoluzione andrà bene e renderà il file molto leggero da scaricare. Quindi alla copertina inserite il vostro titolo, nome dell'autore, eventualmente data di pubblicazione e la licenza di Creative Commons. Questo, ecco, non è strettamente essenziale che sia in copertina, potete mettere oppure ripetere in un disclaimer che invece dovrà esserci in una seconda pagina. Dato che il file rimarrà in digitale e non sarà stampato, perfettamente inutile l'esistenza della retrocopertina, che non farà altro che appesantire il vostro PDF oppure l'EPUB. Essendo in digitale, l'ebook sono completamente inutili e non esisteranno la seconda, la terza, la quarta di copertina. Meno elaborata sarà la vostra copertina, più semplice ed efficace sarà il risultato per un potenziale utente, perché un buon titolo, grande, ben leggibile ed evocativo, assieme ad un disegno oppure ad una foto ben azzeccata, sono più efficaci di tanti accrocchi ed appesantimenti colorifici nella copertina. Ricordatevi che restando in PDF oppure in EPUB il file resterà in digitale e quindi sarà molto apprezzata la leggerezza del file e la istantaneità con cui il file in PDF potrà essere scaricato, diventando immediatamente disponibile sulla scrivania degli utenti per la sua fruizione. Come vi ho già detto, potete sintetizzare immagini a corredo del racconto del libro, immagini che resteranno in digitale, quindi RGB con 96, meglio ancora 72 dpi. È perfettamente inutile lavorare a 100 a 150 dpi per un ebook, dato che la qualità delle immagini sarà poco diversa, ma se utilizzerete immagini da 100 o 150 dpi crescerà moltissimo la pesantezza del file. Per quindi di conseguenza le immagini a corredo, a mio avviso, è meglio che restiate sempre sui 400x300 a 72 dpi, meglio ancora se le fate poi in monocromatico. Le immagini dovranno essere libere da copyright e potrete pescare da Pixabay o da altri spazi gratuiti. I link, se vi interessano queste cose, li trovate in descrizione di questo file. Ecco, il PDF è un formato self-container. Quando andate in prestampa dalla stampante virtuale di PDF, ricordatevi di inserire i font, altrimenti gli utenti non vedranno quello che vedete voi. In ogni caso, è molto utile usare il font Verdana 14. Nessun allineamento del testo a destra, interlinea 1,5 per arieggiare bene il corpo del testo. Molta attenzione nell'impaginazione del corpo del testo. Evitate, se potete, di fare blocchi di testo troppo appiccicati. Date aria al testo. Spezzate le pagine con qualche immagine evocativa. 400x300, 72 dpi, meglio ancora se in bianco e nero. Che orienti la fantasia del lettore e soprattutto rompa gli eventuali enormi blocchi di testo che scoraggiano a leggere tutti i lettori non avvezzi a maneggiare libri. Cosa dovrà contenere una copertina? Ecco, un titolo, una foto, il nome dell'autore. È utile, a mio avviso, mettere anche la licenza di Creative Commons che svetti in prima pagina, quindi in copertina. Non sarebbe proprio necessario, la potete mettere anche, diciamo, nel disclaimer, ma comunque secondo me è meglio metterla già direttamente in copertina. Poi ci potrete mettere anche la data, ma anche questa, diciamo, se volete la potete mettere direttamente nel disclaimer oppure nell'indice. Facciamo alcuni esempi concreti, ragionando di alcuni classici esempi appunto di copertine di Pulp Mags, grande successo, per estrarre interessanti consigli pratici. Weird Tales, copertina del lontanissimo 1927, sfondo rosso con titolone della rivista Grande.
in bianco, bordato di nero per aumentare il contrasto. Titolo della rivista molto grande, ben leggibile e visibile, seguito da grande immagine composta da un disegno centrale evocativo di uno dei racconti presenti nella rivista. Weird Tales, copertina del 1938, lontanissimo 1938. Il disegno si espande in tutta la prima pagina. Non ci sono fotografie, grande titolo della rivista a caratteri bianchi con alcuni margini rossi per darne un effetto tridimensionale che campeggia però su uno sfondo blu ad alto contrasto. Il titolo, appunto, ad alto contrasto è ben visibile e facilmente leggibile. Grande immagine che si espande in tutta la prima pagina. È composto da un disegno con una donzella sexy che domina tutta la prima pagina. La suggestione della rivista è annessa al racconto principale che fa da traino alla rivista. Weird Tales, copertina del lontanissimo 1952. Ecco, stesso identico format del 1938. Sfondo rosso su caratteri bianchi e bordatura verde in alto contrasto. Grande immagine che domina tutta la prima pagina, composta da un disegno. E quindi andiamo oltre. World of If 1952, copertina in cui svetta immediatamente all'occhio una tricomia in sottrazione con ciano magenta giallo e poi c'è anche il bianco, con il disegno che campeggia in tutta la pagina, grande logo laterale If che fa da appunto contrazione al titolo della rivista, appunto If Words of Science and Fiction, o più semplicemente If. Grande immagine che domina tutta la prima pagina, composta da un disegno. La suggestione grafica di prima pagina del magazine è annessa al racconto principale che fa da traino alla rivista. Words of If 1960, grande logo If rosso su sfondo bianco ad alto contrasto, in evidenza il nome dell'autore, grande immagine che domina tutta la prima pagina, composta da un disegno, la suggestione grafica di prima pagina del magazine è annessa al racconto principale che fa da traino alla rivista. World of If 1974, grande logo If bianco su sfondo rosso ed alto contrasto, poi grande immagine centrale composta da un disegno evocativo del racconto principale del magazine. World of If 1986, grande logo If bianco su sfondo scuro ad alto contrasto, poi grande immagine centrale composta da un disegno evocativo del racconto principale del magazine. Ecco, diamo le fila. Già da questo piccolo campione si evince che l'immagine fotografica o il disegno di copertina 1 può essere una grande immagine centrale, oppure la foto o il disegno può 2 essere espansa in tutta la piena copertina. In ogni caso il titolo del libro deve essere molto grande, molto ben leggibile e con colori ad alto contrasto ed eventualmente nella forma 3D in modo da far sgargiare fuori il titolo dalla copertina, come se fosse in rilievo. Sfogliamo rapidamente alcune copertine di Amazing Stories estratte a caso nel 1926, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, in cui si ritrovano in modo costante gli elementi caratteristici, appunto, che vi ho già detto. 1. Il disegno o la foto, non dovendo essere stampato, non necessita dell'uso di colori primari o del bianco e nero. 2. E quindi potrete elaborare immagini in RGB anche molto complesse. 3. Purché queste risultino immediatamente percepibili e comprensibili a colpo d'occhio. 4. In una risoluzione di circa 640x480 oppure 800x672 dpi. Oppure non oltre i 96 dpi. Usate pure il formato JPEG per la copertina oppure il PNG, che andrà benissimo. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.